E abbiamo già sentito dal professor Facchinetti, fumo passivo, attivo comunque, salute del bambino. Questo è solo per sottolineare come, questo dato non è recentissimo, è del 2003, come gli effetti partono dal concepimento e vanno avanti, durante anche il periodo dell'allattamento. Basso peso alla nascita, la SIDS, su cui mi soffermerò un attimo, e la patologia respiratoria negli anni a venire. Il dato però significativo è che il fumo materno riduce comunque la durata dell'allattamento al seno in una media del 50% dei casi. Allora, se è vero che il nostro obiettivo è quello di promuovere la salute, l'allattamento al seno è sicuramente un momento di promuovere la salute. Questo è diciamo, un editoriale che ci fa solo vedere come il fumo passivo in gravidanza è lesivo per il feto. E soffermandosi in vari punti, dice solo che se un neonato prima di nascere o comunque un bambino avesse la possibilità di scegliere, sicuramente si sceglierebbe qualsiasi misura che induce lo stop al fumo. Basso peso alla nascita, questo è durante la gravidanza, l'abbiamo già sentito con questo chiamiamolo cut-off, se vogliamo, di quelle 10-11 sigarette al giorno. E ribadendo quello che abbiamo appena sentito, che comunque è possibile diciamo un recupero del peso qualora la mamma decida di sospendere il fumo in un momento in cui ci possono essere delle motivazioni forti per farlo. Dopo la gravidanza le patologie sono molteplici, anche compreso il fumo durante l'allattamento, però la SIDS è probabilmente quella che ci preoccupa di più. La SIDS, per definizione, Sudden Infant Death Syndrome, è la morte improvvisa e inaspettata di un lattante, di un bambino piccolo, con un picco nei primi mesi di vita, apparentemente sano, che ci resta inspiegato, non sappiamo il perché, anche dopo che abbiamo fatto tutte le indagini che ci possono indurre a trovarne una causa. Si fa l'autopsia, si fa una rivalutazione delle circostanze che hanno portato al decesso e soprattutto una revisione della storia clinica. Come mai viene la SIDS? Non lo sappiamo poi neanche noi esattamente. C'è questa ipotesi del triplice rischio, ultimamente si parla addirittura anche di un quadruplice rischio. Fatto sta che ci sono dei fattori ambientali e fra questi fattori ambientali c'è sicuramente la posizione nel sonno e il fumo. E ci sono dei fattori costituzionali, probabilmente una componente genetica, però all'interno c'è un periodo di vulnerabilità del bambino che porta a questa compromissione della capacità del bambino di risvegliarsi in un momento in cui gli capita l'apnea. Non si risveglia, non c'è questa arousal, per cui alla fine il rischio è quello della morte in culla, la morte bianca. Questa fase di vulnerabilità è in gran parte età dipendente perché c'è un periodo critico, che sono i primi mesi, dal secondo al quarto mese di vita soprattutto, e ci sono dei fattori anche infettivi che possono favorire, però è il mettersi insieme di questi molteplici fattori. Senza voler dimostrare nulla, questo è semplicemente un caso in cui c'era un bambino prematuro e la prematurità agisce come vulnerabilità a un bambino appena dimesso, anemico fra l'altro. Che ce lo siamo trovati in condizioni critiche, con un episodio che noi chiamiamo ALTE, Apparent Life Threatening Event, cioè stava per morire, è stato diciamo, salvato in maniera con manovre di rianimazione. E questo ci fa vedere la cardiorespirografia in cui si vedono queste decelerazioni, quella in alto è la frequenza cardiaca, la seconda è la saturazione, e queste sono delle pause di apnea. Questa ultima, che sono subentranti, una attaccata all'altra, quest'ultima vedete che si è risolta dopo manovre di stimolazione. Quindi, è un qualcosa che esiste, la SIDS, la conosciamo, però un dato è certo, che è cambiata l'epidemiologia della SIDS ed è cambiata per tutta una serie di provvedimenti che si sono messi in atto conoscendola dal punto di vista epidemiologico. Resta però l'importanza del fumo dal momento che sono cambiati l'atteggiamento e i provvedimenti che noi facciamo. Fatto sta che il fumo, probabilmente sia come esposizione prenatale che anche durante il periodo stesso dell'allattamento, dei primi mesi, probabilmente agisce con meccanismi molteplici. Mi sembra abbastanza intuitivo pensare a questa riduzione degli atri respiratori in utero a causa della vasocostrizione indotta dalla nicotina, che porta a un'alterazione del sviluppo del polmone, per cui il polmone è predisposto alle crisi di apnea.
In ogni caso sappiamo che il fumo materno raddoppia il rischio della morte in culla, della morte improvvisa. Cos'è successo nel tempo? Questo ci fa vedere molto chiaramente come sia cambiata la SIDS negli anni. Ora ormai tutti sappiamo che dobbiamo mettere il bambino a dormire in posizione back to sleep, cioè supino, con la schiena sul materasso. Da quasi un 2 per 1000 si è scesi al di sotto dello 0,6-0,5 per 1000. Questo è uno studio in Inghilterra, ma gli Stati Uniti, un po' in tutto il mondo e anche in Italia, questi sono i dati. In maniera però significativa si è visto che se noi andiamo a prendere il percentuale, quello 6 per 1000 che abbiamo adesso, nel tempo sono nettamente calati i bambini che muoiono per la posizione, sono aumentati questi due fattori che vanno a braccetto, se vogliamo, perché da un lato c'è il fumo e molto vicino c'è la condizione socio-economica di, chiamiamo, sfavorevole. Rischio di SIDS e numero di sigarette aumenta in maniera significativa quando aumentano il numero di sigarette che vengono fumate. Se vogliamo, uno studio è stato condotto anche sul fumo passivo, cioè sono state prese le mamme che non erano fumatrici e si è visto nell'ambito della SIDS, i numeri sono bassi, però si è visto come l'esposizione al fumo passivo aumenta in maniera significativa la SIDS. E aumenta anche in relazione all'ambiente, l'ambiente domestico o l'ambiente, anche l'ambiente di lavoro. Ecco che sono nate alcune raccomandazioni, questo è un dépliant che viene diffuso, in cui c'è il back to sleep, la posizione nel sonno, non si vede bene, però c'è il succhiotto che un tempo era così, non si voleva utilizzarlo, adesso è consentito, anzi sarebbe favorevole. Fresco è meglio, evitare il caldo, e sono delle immagini di Steino, questo qua, e ovviamente non fatelo fumare con l'invito a non utilizzare il fumo. Ma torniamo al fumo e all'allattamento, sappiamo che il colpevole di questa sintomatologia è la nicotina. La nicotina agisce su una di quelle sostanze ormonali che favorisce la produzione del latte, sulla prolattina, e ne riduce il livello basale. Probabilmente attraverso l'adrenalina agisce anche limitando la liberazione di ossitocina, e quindi l'ossitocina è l'ormone che fa non produrre ma fa uscire, favorisce l'iniezione del latte. E il dato di base è proprio questo, che con l'allattamento c'è una ridotta produzione di latte nelle donne fufumatrici di 250-300 ml al giorno, quindi una significativa riduzione nella produzione del latte. D'altro canto sappiamo che ci sono una serie di altre sostanze che hanno una minore concentrazione a causa della nicotina, sempre sodio, iodio, vitamine, ma quel che è importante è che c'è una ridotta concentrazione di quei grassi che sono proprio quelli che sono utili nell'accrescimento del bambino, tant'è che una delle nostre raccomandazioni nell'allattamento, diciamo sempre, facciamo finire la poppata in maniera che il latte si svuoti tutto, il seno si svuoti tutto e il neonato prenda quell'ultima parte del latte da quel seno, che è quello più ricco di grassi. E ne deriva che se ci sono meno grassi il bambino può crescere meno, e molto spesso le cose vanno poi in una catena che, se noi conosciamo, sappiamo anche come intervenire. Molto spesso il bambino cresce meno, ma al di là di crescere meno è più irritabile, piange, e questo è un altro motivo che ci può indurre in allarme per... pensiamo a tante cose, poi il fumo può agire in questo senso, almeno sappiamo come muoverci. Certo, anche qui dobbiamo dire una sorta di cut-off, quali sono il numero di sigarette al giorno che comunque sono pericolose e possono dare dei problemi seri, perché un conto è il bambino che cresce poco, irritabile, possiamo conoscere, intervenire, cercare di agire sulla mamma, però l'altro aspetto è quando provoca dei danni seri da nicotina. Quindi il cut-off viene stabilito intorno alle 30 sigarette al giorno. E qui c'è il punto finale, conclusivo, insomma. Questo è un momento in cui, se noi siamo consapevoli che il latte materno è sicuramente un aiuto per la popolazione in generale,
E allora è il momento in cui cercare di agire sulla mamma per indurla a interrompere, abbandonare il fumo in questo momento che è prima e durante la gravidanza e anche durante l'allattamento. Diciamo che comunque se non riescono a smettere, il mio messaggio finale è quello che non dobbiamo fare la campagna contro l'allattamento al seno. Diciamo che 10 sigarette al giorno sono quelle che ci possono dare un buon margine di tranquillità e comunque di allattare nella fase in cui c'è minore concentrazione di nicotina nel latte, quindi 2 ore dopo l'ultima sigaretta. Le 30 sigarette al giorno sono una controindicazione all'allattamento al seno. Le mamme fumatrici possono pensare che il loro latte è in qualche modo contaminato. E questo è uno dei motivi per cui la mamma che fuma, al di là di avere meno latte, al di là di vedere il bambino che è irritabile, che piange, può indurla a ricorrere al latte artificiale, quel latte pulito, sicuro, che pensa che sia tale. Il mio messaggio finale però è che comunque in casa c'è un fumo passivo, non c'è soltanto la mamma che può fumare o aver fumato, ma c'è l'ambiente molto spesso. E se vogliamo dare una chance a questa mamma comunque di promuovere la salute, è quella che non deve, diciamo, se non riesce a interrompere l'abitudine al fumo, beh, noi facciamo di tutto che continui a allattare il suo bambino al seno. Grazie.